arrivato Greenaway, un grande maestro del cinema. Poi è arrivata la scelta di voler fare Greenaway, no? A un certo punto io... Beh, però ti avrà scelto lui, o tu ti sei proposto? No, 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 gli ho dato questa possibilità perché comunque è uno che secondo me aveva bisogno di una se mano. Lo meritava e gli ho detto guarda dai ti aiuto, faccio Peter, sto film, ti do la mano. Sì, stessa cosa, cioè dopo questo comunque periodo di televisione io... Faccio un po' come Al Pacino, hai visto le interviste di Al Pacino, no? Che comincia a muoversi, si in gira. In realtà no, però... Ok. diciamo, ho smesso, dopo aver fatto un percorso prevalentemente televisivo, di sentirmi comodo. Quindi ho capito che dovevo fare comunque un passo in avanti e quindi ho rifiutato mio malgrado, perché comunque siamo anche in un momento particolare, quindi... Diciamo che c'è molta richiesta di lavoro e il lavoro è poco. Quindi nel momento in cui tu rifiuti, magari cioè, può essere anche... ti hanno offerto anche... altre fiction di questo beh, genere. Beh, sì, è capitato. Io, diciamo, per un anno e qualcosa, un anno e mezzo, credo... Perché volevi fare cinema? Perché volevo fare uno step. Volevo comunque misurarmi con qualcosa di differente. Quindi poi a quel punto... Allora, arriva questo film che, insomma, però ha una, ha un copione molto tosto. Particolare. Sì, perché sì, tu sì, devi sì. recitare... nudo e non nudo, solo nudo poi in questo inglese diciamo no? Cinquecentesco. When the fires at Sodom and Gomorrah raged, Lot and his daughters grimy and exhausted took refuge in a large up a banqueting hall of a hostelry, eccetera eccetera, che comunque è un inglese non diciamo attuale, no? E quindi quando incontrai Greenaway, che poi la cosa incredibile che dimostra anche quanto lui sia un maestro, è che lui mi vide e mi disse... Poi insomma una cosa divertente perché io andai a fare il provino a Cinecittà e incontrai prima di entrare Ennio Fantastini, che voi conoscete, un attore strepitoso, che è comunque legato un po' alla mia carriera perché feci con lui il mio primo film che è La Freccia Nera. E per un motivo o per un altro entrai prima io di Ennio e Greenaway mi vide e mi disse oh, thank you for coming, I'm so glad to know you, everyone talk about you. E disse would you give me the honor of read the script? E io pensai, dico, Dio santo, questo pensa che sono Ennio, adesso come ne esco da qua? E quindi in realtà poi lui è una persona eccezionale, comunque un uomo un po' dell'Ottocento, no? Sai, con la bombetta in testa, il bastone. Senti Giulio, sai che non posso non parlare però della scena che c'è in questo film di cui molti si chiedono, non è ancora uscito, non solo di nudo. Racconta tu se vuoi. Ci sono... A cosa nudo ti sarebbe niente. Nudo frontale, dici? Ma non solo. Diciamo che lui mi chiese... Perché poi era praticamente... Io faccio il provino venerdì. Allora, venerdì pomeriggio mi chiama il mio agente e mi dice bravissimo, sei andato benissimo, gli sei piaciuto un sacco. Probabilmente ti ha preso. Allora io tornai a casa e dissi a mio padre, a mia madre, dico papà, mamma, mi ha preso Crino, forse mi ha preso Crino. Mia madre mi disse, sai, mia madre è un po' Charleston come tipo, ah che bello, quello del patriota. Dico no mamma, quello è Huawei Green, non c'entra nulla, però non importa. Mio padre, più serafico sul divano, mi disse, ma ce lo paghi il mutuo? Questo no? Perché lui è un po' pratico. E quindi succede praticamente che il lunedì mattina io dovevo rincontrarlo per fare il secondo provino. Lo rincontro per fare il secondo provino, e nulla, leggiamo questa scena, poi la cosa divertente è che solitamente, sai, i provini si fanno, che tu vai lì e ci sono questi registi o comunque i casting che sono, tu fai, salve, buongiorno, sono Giulio Berruti, loro, sì, buongiorno, buonasera, salve, prego, si mette lì, cioè molto accomodanti, no? Tu super emotivo, io super emotivo, invece lui, persona semplicissima, mi chiese di leggere con lui il testo, quindi io lessi con lui questo testo e... Ah, fantastico, lui mi disse, ah, benissimo, mi piaci, sei preso. Mi fece vedere delle immagini di Caravaggio, dicendomi, guarda, questo più o meno sarà il... Mandiamolo intanto, che così la sentiamo, tipologia. Mentre parliamo, ah, vediamo, vedi che bella scena. Vediamo anche la macchia della scena. No, racconta. Quindi lui mi fece nulla, abbiamo letto insieme queste due scene, e praticamente poi nulla, ci diceva vabbè, allora dai, poi per me sei preso, ci sentiamo, ti farò sapere. La sera mi chiama il mio agente e mi dice guarda, a posto, confermato, preso, mi hanno già mandato la bozza del contratto. Dico ah, benissimo, fantastico, adesso puoi farmi arrivare la sceneggiatura così mi preparo, comincio a studiarla. Dice sì, non ti preoccupare. Dopo mezz'ora mi richiama e dice allora, ti ho mandato le scene per domani. Dico come per domani? Mi fa sì, perché domani mattina sei alle 8 a Zagabria,
in Croazia, che sei sul set con Peter Greenaway che giri, quindi tu puoi immaginarti il panico più totale, perché erano quattro monologhi in questo inglese, che comunque non è un inglese corrente, quindi non era facile da imparare. E io mi ritrovo la mattina dopo, quindi parto con l'ansia, dico oddio, poi sai le scene, no? Non ce la farò mai, gli amici che mi chiamavano, una cosa pazzesca, vai, vai, vai. Quindi praticamente vado lì in Croazia e arriva lui la mattina e io trovo innanzitutto Murray Abrams, che ha un premio Oscar, dietro una tenda, bianco, no? Che spaventatissimo, e mi dice why? Io dico ciao, io l'avevo riconosciuto, dico sono William Boltz, Murray Abrams è un premio Oscar, insomma, no? E dico, ah, fa, you're my partner, dico, sì, sono io, mi fa, please, let's do a rehearsal, because I'm shitting in my pants, dice, me la sto facendo addosso, dice, Peter Greenaway è ruthless, cioè, è senza scrupoli, cioè, se non vai bene ti caccia via, e dico, ah, fantastico, quindi figurati, se il premio Oscar sta così, cioè, Giulio Verrudi, una bomba, no, a posto, quindi paradossalmente mi sono però levato una grossa ansia, perché ho detto, o va o non va, vado a casa, punto. Vado a fare questo credo che fosse proprio questa la scena, e a un certo punto arriva Peter Greenaway e mi fa, sai, adesso ti devi spogliare, te l'avevo chiesto, e dico, sì, sì, non c'è problema. Mi guarda e col bastone mi fa, would you please have an erection? Dico, traduci per chi non conosce l'inglese. Puoi avere per favore un'erezione? E io guardo il mio amico e dico, pardon? Pardon me? E mi fa, yeah, an erection. Would you? Poi ovviamente tu immagina, due sere prima stavo gli amici, no, perché sai, io con le donne, figurati, mai avuto problemi, eccetera. C'è un disastro da sera, Lazzaro, alzati e cammina. Mi sono nascosto, cioè non sapevo come fare, no? E poi devi sapere che gli uomini, quando accade la cosa contraria, e cioè quando, diciamo, hai il problema opposto, cominci a pensare alle cose più strane, no? Pensi al tuo amico... Aspetta, il problema opposto sarebbe... Beh, magari che sei troppo, diciamo, che capito, c'è preso. Troppa empatia con la tua partner. Empatia, parola della serata, bravo. Empatia. Sì. E quindi pensi, cominci a pensare a delle cose che potrebbero essere... Il cadavere di tuo nonno. Cioè... Sì, quelle cose lì, non volevo dirle perché, insomma, nonno è ancora in vita, però... Nonna, buonasera. Vedi un sorsetto, va? E quindi come hai fatto? E quindi mi sono messo lì dietro e ho cominciato a pensare a una serie di cose, tra che cui... Che immagino non vorrei dirci. Diciamo che sere d'estate, insomma, notti gloriose, notti magiche. Simpatiche. E diciamo un pochino ho smosso un po', diciamo, la situazione. Però lui, devo dire, che è rimasto contento. È rimasto contento, Grino, sì, meno male. Va benissimo. Mi stava venendo l'ansia. Andava alla grande. No, dobbiamo fare bella figura noi italiani. No, ma che, perché poi c'è pure papà che guarda, quindi non si ha mai capito che... guarda papà, tutto bene, tutto Giulio posto, ce l'ha abbiamo fatto bella figura. Meno eccetera. Male.